Esattamente 40 anni dopo Superga e 30 anni dopo l'ultima discesa nella serie cadetta, il Torino vive un'altra pagina nera della sua storia, tanto gloriosa quanto poco fortunata. Fra le numerose chiavi di lettura di una salvezza mancata già molti mesi prima di Lecce, ne vogliamo individuare almeno tre. Innanzitutto la serie di cessioni che ha impoverito l'organico e compromesso il rapporto società-tifosi. Quindi il cambio di tre allenatori in 11 mesi, che ha causato continui rivoluzionamenti nella preparazione atletica e nell'assetto tattico. Infine il gravissimo infortunio del giovane Alvise Zago, quella pedina quantità più qualità che stava aiutando la squadra a superare i suoi complessi. Ora l'ottimo Sergio Vatta può meritatamente tornare a navigare nel suo mare pulito, in mezzo a quei ragazzi per i quali conta ancora la maglia prima del procuratore. Lui sa di essere stato all'altezza del grande passato granata. Qualcun altro, soprattutto chi ha avuto il coraggio di chiedere 1 miliardo di premio salvezza per la squadra, decisamente no. La caricatura di Achille Superbi interpreta la caduta del Torino in Serie B non soltanto come una malinconica vicenda societaria, ma come l'ulteriore sconfitta di una città sportiva già retrocessa su molti altri fronti. Un Toro definitivamente seduto crolla sulla Mole, già penalizzata dal ridimensionamento della Juventus, dal declassamento del basket e dall'affossamento della pallavolo, mentre qualcuno immagina già i biglietti freschi di stampa per le prossime trasferte nella categoria inferiore. Speriamo almeno che un anno di separazione fra Juventus e Torino serva a certi tifosi per pensare più alle disgrazie proprie che a quelle altrui, in una città in cui oltretutto, a furia di litigare, non sono bastati neppure 30 anni per costruire una metropolitana. Prima di passare al capo d'accusa di questa sera, il processo del lunedì augura alle 4 squadre retrocesse, intendiamo dire il Como, il Pisa, il Pescara e il Torino, di tornare prontamente in massima divisione. Sotto accusa proprio il Torino, che era partito con grandi ambizioni, la zona UEFA, forse qualcosa di più, e che poi, strada facendo, sbagliando, sciupando, pensiamo ai rigori falliti contro il Pescara e contro l'Ascoli, ha gettato alle ortiche prima i sogni di gloria, e quindi le residue speranze di salvezza. Tra l'altro lascia quantomeno perplessi questo miliardo di lire di premio salvezza che è stato chiesto dai giocatori del Torino prima di Lecce. Dopo il montaggio di Silvio Caudana, con l'augurio di chi vi parla e di tutta l'equipe della scheda di Buone Vacanze, ripassiamo la linea dallo studio TV5 di Torino allo studio 7 di Roma. Grazie Carlo, io girerei subito la linea a Silvio Sarta allo studio 9 per segnalarci come i giornali domani sottolineeranno questa denuncia molto forte del presidente del Torino, Borzano. E a una denuncia forte corrispondono dei titoli forti, quantomeno dei due giornali di Torino a cui abbiamo dato la giusta precedenza nella nostra breve rassegna stampa. Si tratta dell'autorevole La Stampa di Torino. A proposito, La Stampa da domani uscirà in edicola in veste grafica diversa e in nuovo formato, e di Tutto Sport, il quotidiano sportivo del capoluogo piemontese. Dicevamo toni forti, come nella prima pagina sportiva della Stampa si legge: 1 miliardo di vergogna sul Torino, e ci si riferisce ovviamente a questo presunto miliardo che alcuni giocatori avrebbero chiesto alla vigilia di Lecce Torino al presidente Borzano. Nella pagina interna sportiva sempre della Stampa di Torino si mette il dito sulla piaga: 1 miliardo prezzo della vergogna granata. È un titolo a 9 colonne che ispira tra l'altro tutti gli articoli di questa pagina. Io vorrei sottoporre alla vostra attenzione anche un titolo minore, che comunque è significativo anche perché dà la voce a qualche giocatore del Torino. Eccolo qui, se può essere inquadrato nel dettaglio, così, perfetto. Cravero, il capitano del Torino, replica al presidente: gettano fango sui giocatori. Questo per dire che l'episodio è ancora ovviamente da chiarire. La prima pagina è Tutto Sport, la riproduzione non è perfetta, ce ne scusiamo, ma il significato è chiarissimo: per salvarsi mi hanno chiesto 1 miliardo. E queste sono alcune delle dichiarazioni del presidente Borzano. Per il momento è tutto. Però precisare una cosa per evitare equivoci: che la richiesta dei giocatori è stata accolta dal presidente Borzano. Quindi i giocatori hanno chiesto una certa cifra e il presidente ha detto va bene, questo prima della partita. Questo è successo, anche per la precisazione, domenica mattina e non sabato, come hanno riferito le agenzie, nel ritiro del Torino a Brindisi Hotel Majestic.
parlato con un giocatore molto rappresentativo del quale, su sua richiesta, ho promesso di non fare il nome, ma diciamo che è molto vicino a Cravero, per parlare chiaro. Questo giocatore intanto chiede che il presidente non generalizzi, ma faccia i nomi di chi ha chiesto il miliardo. Io riferisco a quello che ha detto il giocatore, non un'opinione. Intanto si dichiara estraneo a questa trattativa. Riferisco alla sua versione. Un giocatore, domenica mattina, ha chiesto al presidente Borsano se c'era un premio salvezza. Borsano ha risposto, secondo il giocatore, che il premio salvezza c'è, ma che per scaramanzia lo avrebbe annunciato dopo la partita contro il Lecce. Ecco, scusa Franco, questo, diciamo, i giocatori confermerebbero, questo giocatore molto rappresentativo del Torino, si può intuire anche la sua identità, avrebbe, ti ha detto personalmente, noi abbiamo chiesto il premio, Borsano ha detto, ne parliamo dopo la partita, quindi non aveva accettato questa logica del premio prepartita da pattuire. No, accettate la logica del premio, ma non del prima della partita. Ce ne parliamo dopo a salvezza raggiunta, non è il caso di parlarne domenica mattina prima della partita. Ho capito bene, Franco? Esatto, è questo quanto mi rifiuto il giocatore. Aggiungo e aggiunge il giocatore. Qualcuno dei giocatori, sarebbero tre, hanno chiesto di parlarne prima. E Vatta, l'allenatore, a questo punto avrebbe fatto da tramite nella trattativa. L'accordo, secondo questo giocatore, sarebbe stato raggiunto sulla base del mezzo miliardo. Quello che contesta il giocatore, in riferimento alle dichiarazioni lasciate questa mattina dal presidente Borsano, è che di fronte alla prima richiesta il presidente non si sarebbe voltato indietro sdegnato, ma avrebbe accettato subito, cioè quasi subito dopo aver discusso, di pagare mezzo miliardo in caso di salvezza. Naturalmente i tifosi sono molto amareggiati. Io devo dire che questa storia l'avevo già sentita, senza dargli però troppo peso, ieri sera in aereo al rientro da Brindisi con la squadra. Un dirigente, di cui non faccio il nome, era venuto in fondo all'aereo e aveva raccontato a due tifosi di questa richiesta. Questa mattina. Quindi già un altro dirigente, scusa Franco. Come? Un altro dirigente, sì, non Borsano il presidente, un suo collaboratore diretto. No, ecco, probabilmente non si è accorto che stava parlando dietro a un giornalista. Io, essendo un giornalista della RAI, vado sui fatti o sulle dichiarazioni ufficiali. Quindi alla cosa non ho dato molto peso. Devo aggiungere che all'aeroporto di Caselle un tifoso molto vicino al vertice della tifoseria mi ha detto, pensa che avevano come premio un miliardo. Ho accostato le due cose, ma anche in questo caso, finché non c'è stata la dichiarazione ufficiale, non mi sono mosso. Poi questa mattina è arrivata la conferma ufficiale da parte del presidente Borsano. Questo è quanto da dire e ho riferito fedelmente quello che mi ha riferito il giocatore. Bene, ti ringrazio Franco. Intanto cercheremo di pensare, è autorevole come allenatore il signor Vatta, il quale avrebbe fatto, e vediamo se arriva la prima conferma, da intermediario secondo la confessione resa da questo rappresentativo giocatore del Torino al nostro Franco Costa. Vatta in ascolto, mi sente? Buonasera Biscardi, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, ci dica tutta la verità, almeno tutta la sua verità su questa situazione. Nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare dei cattivi costumi del calcio. Sì, me ne ricordo su quasi tutti i giornali. L'attitudine della verità. La verità è questa. Domenica mattina, nella hall dell'albergo, il presidente era seduto su un divano con alcuni giocatori e si è così, sono venuti a parlare dei premi, insomma dei premi che però non hanno proposto i giocatori. Il presidente ha chiesto se era il caso di dare un premio, i giocatori si sono fatti avanti. E poi insomma questa cosa, io non ero presente, quindi non posso neanche raccontare come si è svolta. Bene, so che dopo qualche minuto il presidente e il direttore Casasco mi sono venuti a cercare e mi hanno chiesto se era il caso di dare un premio. Che vuol dire, scusi Vatta, precisi meglio, dare il premio, cioè parlare del premio salvezza. Prima della partita? Dare il premio, promettere un premio salvezza, perché vorrei chiarire che nel mese e mezzo che io sono stato alla guida del Torino, i giocatori non hanno preso nessun premio speciale, hanno solo preso premi stabiliti su
su un contratto che figura in lega, quindi tutto ecco, alla luce. Precisiamo allora, scusi Batta, ancora un altro particolare, almeno al momento. Quindi non avrebbero preso, secondo la sua versione, nemmeno il premio di cui si parla, si è parlato su tutti i giornali, un premio ingente per la partita con il Torino, o no? Con l'Inter, scusa. Con l'Inter i giocatori hanno preso il normale premio di partita e nient'altro. E le dirò che negli spogliatoi e fuori dagli spogliatoi e sul campo nessuno ha mai parlato di premio. Mai. Allora com'è nata questa storia del miliardo che avrebbero chiesto? La storia del miliardo è questa. Il presidente mi dice dobbiamo dargli questo premio. Io gli ho detto, se lei ritiene necessario, io credo che i giocatori non ne abbiano bisogno, perché alcuni di questi giocatori mi hanno anche... Pronto? Sì, pronto. Ah, ecco. Alcuni di questi giocatori, in alcune occasioni, mi hanno persino detto, senta, mister, lo metto io un premio se vinciamo questa partita. Lo metto io, le posso fare i nomi di Sabato e di altri. Ha detto, faccio io un regalo a tutti se facciamo il risultato. Allora, presidente, naturalmente spinto un po' anche dall'emozione, dall'occasione, insomma, una società come il Torino che dopo 30 anni si ritrova in una situazione come questa deve aver suggerito questa cosa, insomma, questa possibilità di dare un premio. E si è stabilito di dare un premio di 30 milioni a testa in caso di salvezza. E mi hanno incaricato di portare la notizia ai giocatori, a due o tre giocatori che di solito fanno queste trattative, insomma, per i premi all'inizio dell'anno. Io ho portato questa notizia ai giocatori, i quali hanno detto di sì, direi quasi stupiti di questa cosa qui, quasi stupiti perché non si aspettavano, ringraziando di questo premio. Ecco, allora questo è il punto, il suo presidente, dice bene Pippo, scusi Batta, ma allora questo presidente, perché questa denuncia ufficiale, perché non l'ha messo tra le righe ai giornali, lei ha già sentito, avrà visto i titoli dei giornali, ma ha dato notizie ufficiali di questo, questa è una dichiarazione, non di quelle che si possono fraintendere, forse sai i giocatori del Torino mi hanno chiesto, prima di voto un miliardo. Il suo presidente allora, perché ha fatto questa dichiarazione, vista che l'ha fatta, su questo non ci sono dubbi. Un momento fa avete parlato di violenza. Sì. Violenza è anche divulgare le notizie in un certo modo, secondo me. Quali ad esempio? Facciamo gli esempi, usciamo dal generico, basta. Se mi lascia parlare, sì, io certamente. Ho qualcosa da dire. Abbiamo tempo, quindi ecco, non ci sono bene. Problemi. Allora, si possono divulgare le notizie in due modi. Io dico che si è divulgata in questo caso in un modo sbagliato.